fortunato tra un paio di giorni non passerà con Pullman, ma forse il buon samaritano. Questa iniziativa veramente lodevole, non sarà l'unica soprattutto, diciamo noi vogliamo cercare di sensibilizzare la cittadinanza a reagire, a stimolare le nostre istituzioni, a far sì che finalmente Napoli possa avere un decente, un dignitoso servizio pubblico. Il problema particolare è quello del servizio su gomma, che è indescrivibile, folla, il rischio di furti, ritardi, sporcizia. Bene, io abito anche in periferia, abito ai Camaldoli, e vi dico che la mia esperienza è pessima, ho un pessimo rapporto con i pullman. I maggiori disagi sono, oltre ai ritardi, sono questi pullman vecchi ormai, sporchi, e c'è anche il clima che si respira dentro a questi pullman. Parlo di clima astratto, cioè le persone che non ce la fanno più. Ogni volta mi capita di assistere a gente che non fa il biglietto o a gente che addirittura fa delle risse per trovare un posto migliore o per trovare comodità in questi pullman. E la colpa non è sicuramente degli operatori, perché anche loro sono tra le vittime di questo, diciamo, malfunzionamento dell'industria della mobilità. Io come utente vivo dei pesanti, diciamo, disagi, dato che ad esempio all'università potrei andare comodamente con una metropolitana e un pullman, ma preferisco andare con la macchina o con lo scooter, perché andare con i mezzi pubblici significherebbe avviarsi 3 ore prima. Questo non solo per quanto riguarda i pullman, ma anche per quanto riguarda le metropolitane. Purtroppo noi abbiamo questo servizio di trasporto pubblico che purtroppo non funziona e colpisce le fasce deboli della società, cioè noi studenti, i pensionati, gli anziani, le persone che purtroppo devono alzarsi la mattina presto per andare al lavoro e che magari fanno tardi. Sono state istituite le zone a traffico limitato, che per carità noi diciamo non è che non accettiamo, il problema è solo quello che se non funzionano i trasporti e i servizi pubblici sicuramente in questo momento la situazione diventa insostenibile per la cittadinanza. Ci sono altre persone che invece devono usare la circumvesuviana, che anche offre dei pessimi servizi, oppure l'R6, che è un pullman che porta da Piazza dei Tecchio fino a Pianura, che sono dei veri e propri carri bestiame, come gran parte dei pullman di Napoli, che passando una volta ogni morte di Papa caricano tantissime persone che sono costrette a menarsi dentro, ecco.